Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come si cura l'infezione da candida. L'infezione da candida, nota anche come candidosi, è causata da un fungo del genere candida, solitamente candida albicans, che può colpire diverse parti del corpo, inclusa la bocca, candidosi orale, la vagina, candidosi vaginale, la pelle e altre zone umide del corpo. La terapia per l'infezione da candida può variare a seconda della sede dell'infezione e della gravità dei sintomi. Ecco alcune opzioni di trattamento comuni. Antifungini topici. Per le infezioni cutanee o mucose lievi, come la candidosi orale o quella vaginale, spesso vengono prescritti antifungini topici come creme, lozioni o supposte. Questi farmaci sono disponibili in vendita libera o su prescrizione medica, a seconda della gravità dei sintomi. Antifungini per via orale. Per infezioni più gravi o ricorrenti, il medico può prescrivere farmaci antifungini per via orale, come fluconazolo, itraconazolo o voriconazolo. Questi farmaci sono più potenti rispetto agli antifungini topici e possono essere necessari per un periodo di tempo più lungo. Terapia locale. Per le infezioni della pelle, come la candidosi interdigitale, infezione tra le dita dei piedi, o l'intertrigine, infezione delle pieghe cutanee, è importante mantenere la zona pulita e asciutta. L'applicazione di creme antifungine può aiutare a trattare l'infezione. Igiene adeguata. Nelle infezioni genitali, come la candidosi vaginale, è importante mantenere una buona igiene personale e evitare l'uso di detergenti o prodotti per l'igiene femminile che possono irritare la zona. L'uso di biancheria intima di cotone e indumenti traspiranti può aiutare. Terapia orale. In alcune situazioni, l'infezione da candida può essere associata a condizioni mediche sottostanti o a un sistema immunitario indebolito. In questi casi, il medico può prescrivere un trattamento più aggressivo, spesso con farmaci antifungini per via orale. Trattamento delle infezioni ricorrenti. Se si verificano infezioni da candida ricorrenti, il medico può eseguire ulteriori indagini per identificare le cause sottostanti, come il diabete o altre condizioni mediche, e trattarle di conseguenza. È importante seguire attentamente le indicazioni del medico e completare il trattamento prescritto anche se i sintomi migliorano prima della fine del ciclo di terapia. Inoltre, è utile prendere misure preventive per evitare futuri episodi di candidosi, come mantenere una buona igiene personale, indossare indumenti traspiranti e evitare fattori di rischio noti come l'uso eccessivo di antibiotici o il diabete non controllato. Se hai sintomi di un'infezione da candida o sospetti di averne una, consulta il tuo medico per una diagnosi e un trattamento adeguato. La candidosi può essere trattata efficacemente, ma è importante agire tempestivamente per evitare complicazioni o infezioni ricorrenti. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.